moto rettilineo uniformemente accelerato. Analizziamo questa situazione. Un'automobile all'istante t uguale 0 si trova ferma, ad essere ferma, ad un semaforo. Aspetta il verde. Scatta il verde, inizia a muoversi. Inizia a muoversi. Trascorso un secondo raggiunge la velocità di 0,5 metri al secondo. Trascorso un ulteriore secondo, la sua velocità è di 1 metro al secondo. La velocità sta aumentando. In pratica l'auto accelera. Calcoliamo l'accelerazione media. L'accelerazione media, per calcolarla, se vi ricordate bene, l'abbiamo vista. Accelerazione è uguale a V2 meno V1 fratto T2 meno T1. Allora, andiamo a considerare ad esempio tra 0 e 1 secondo. Abbiamo V2 0,5 meno 0, perché all'istante T uguale 0 la macchina è ferma, diviso 1 meno 0, 1. Quindi il risultato è 0,5 fratto 1, quindi l'accelerazione è di 0,5 metri al secondo quadrato. In questa tabella andiamo a riportare altri dati. Abbiamo la velocità all'istante di tempo 3 secondi, la velocità a 4 secondi e così via. Quindi abbiamo nella prima riga i valori del tempo e sulla seconda riga i valori della velocità. Allora, se andiamo a calcolare l'accelerazione media, ad esempio tra 10 secondi e 0 secondi, il risultato sarà sempre 0,5. Allora, in pratica cosa sta succedendo? Succedendo che l'accelerazione è costante, cioè che la velocità aumenta uniformemente. Allora, a questo punto, quando un corpo è inizialmente fermo e poi si muove con accelerazione costante, le variabili velocità e tempo sono direttamente proporzionali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'accelerazione aumenta. L'accelerazione è costante, quindi la velocità aumenta uniformemente all'aumentare del tempo. Allora, vediamo qui la velocità. Quindi, se io volessi rappresentare i dati di questa tabella con una formuletta, ecco qui la formuletta: V uguale a 0,5 per t, dove 0,5 che cos'è? Il valore dell'accelerazione. Allora, vedete, io con questa formuletta qua posso calcolare il valore della velocità a qualsiasi istante. Ad esempio, a 1 secondo il risultato è 0,5 per 1 e fa 0,5. E infatti, vedete, la velocità dopo 1 secondo è 0. Vediamo, dopo 4 secondi avrò che moltiplicherò 0,5 per 4, che il risultato è 2. Infatti, la velocità a 4 secondi, dopo 4 secondi è 2 e così via. Ok? Naturalmente, se l'accelerazione dell'automobile fosse di 1,5 metri al secondo, allora dovrei sostituire al posto di 0,5 il valore di A. Quindi, più in generale, la formula generale è questa: velocità uguale accelerazione per tempo, dove in questo caso l'accelerazione A, e in questo caso è costante. Ok? Quindi costante vuol dire sostanzialmente che la velocità aumenta uniformemente, per ogni secondo aumenta sempre dello stesso valore. Vediamo qui. Vediamo adesso il.